Salve ragazzi e benvenuti nella prima parte di Pokémon versione Platino. Oh, non vedevo l'ora di dire questa frase e non vedevo l'ora di cominciare questo Let's Play perché Pokémon Platino, non so se molti di voi lo sanno, ma fa parte di quella generazione da cui diciamo tutto è partito, anche se tecnicamente il mio primo gioco è stato Pokémon Oro e quindi la seconda generazione. Dovete sapere che Perla, e quindi la quarta, è stato il mio primo gioco Pokémon acquistato totalmente da solo. È stata la prima volta in cui sono stato soddisfatto di poter comprare un gioco Pokémon con i miei soldi, di portarmelo a casa e di poterci giocare quanto tempo volevo. Ed è stato Perla, non Platino. Ma Platino ha un posto speciale nel mio cuore per un solo motivo, per un solo ed unico motivo. Platino è il mio gioco preferito. E credo, adesso questa è una mia opinione, ma credo che Platino sia veramente il gioco Pokémon migliore mai stato fatto. Potete essere d'accordo con me, potete non essere d'accordo con me, ma seguendo il Let's Play magari riuscirò a far accorgere a quelle persone a cui hanno giocato Pokémon Platino e che magari non si sono accorte di tutte le qualità eccellenti che questo gioco possiede, che Pokémon Platino veramente merita un posto molto molto in alto nella classifica. E quindi spero che facendovi seguire questo Let's Play riusciate a capire quello che ho capito io, giocando a Platino la prima volta, la seconda volta, la terza volta e tutte le volte in cui ho giocato a questo magnifico gioco. Dopo l'introduzione del professor Rowan possiamo trovarci qui, nella classica schermata di scelta del sesso del nostro personaggio. Ovviamente scegliamo maschio. Piccola random fact about Dlarz, la prima volta che ho giocato a Pokémon Perla ho scelto il personaggio femminile e ho scelto Piplup, non so perché. Ma ho fatto così, avevo 12 anni all'incirca, era il 2007, Perla non l'ho preso assolutamente al day one perché all'epoca non sapevo neanche quando uscissero i giochi, l'ho preso a Natale. E adesso scegliamo il nome, il solito nome che io scelgo sempre per le mie avventure. È il nome del mio canale, ovviamente, che entra sempre, ricordiamo, per un solo spazietto rimanente, il nome è Dlarz. E questo invece è il nostro amico. Come si chiama? Allora, io credo di volergli dare lo stesso nome dell'anime. Quindi tranquillamente lo chiamerò Barry. Bene, Dlarz, è arrivato il grande momento. La tua personalissima avventura sta per cominciare. Nel corso del viaggio incontrerai molte persone Pokémon. Di sicuro farai tante scoperte e imparerai qualcosa anche su di te. E adesso vai, tuffati nel meraviglioso mondo dei Pokémon. E veniamo ridotti a sprite come sempre. E non ci troviamo subito in camera perché c'è un servizio alla TV. I Pokémon sono sempre al nostro fianco, spero che tu capisca il significato di queste parole. Questo è il commento lasciato dal professor Rowan, tornato a Sinnoh dalla regione di Kanto. E con questo si conclude il nostro speciale, chiediamo al professor Rowan, un reportage di Jubilo TV sulla rete nazionale. Alla prossima, stessa ora, stesso canale. Wow. Adesso io direi subito di vedere le opzioni, mettiamo la velocità del testo a 3. La cornice, io ne ho subito una. Allora, sono indeciso tra la tipo 6, che mi ricorda molto una Pokéball, e dovrebbe anche esserlo. La tipo 7, che è bellissima, cioè dai, guardatela con le Pokéball lì. Questa mi ricorda molto i vecchi giochi. Comunque, sono indeciso tra la tipo 6, la tipo 7 e la tipo 12, che è tipo. La tipo 12, che è tipo, sì. Bellissima, cioè guardatela, questi quadratini sono eccellenti. Quindi non lo so. Questa assolutamente rimanda ai primissimissimi giochi. Allora, vediamo un po'. 6 l'escludiamo. Quindi rimangono 7 e 12. E io vorrei andare con la 7 perché è troppo bella, dai. Salviamo le modifiche. E ok, adesso appena faremo un passo, guardate un po' chi arriva. Barry, salve, subito, eh? Eccoti qui! Dlarz, stavi guardando la TV? Certo che sì!
Il professor Rowan è quel pazzo grosso che studia Pokémon, vero? Significa che deve avere un sacco di Pokémon. Quindi se glielo chiedessimo, scommetto che ce ne darebbe qualcuno. Ehi, ehi, è un PC nuovo. Dov'ero? Oh, giusto, stavamo andando dal professor Rowan per farci dare un Pokémon. Aspetterò fuori. Ok, Drabs, se arrivi in ritardo ti faccio una multa di 10 milioni. È un po' iperattivo, mi sa che dovrebbe mangiare meno zuccheri a colazione. Salve mamma dal colorito dei capelli stranamente blu. Drabs, Barry se n'è già andato. Non so cosa dovesse fare, ma andava proprio di fretta. Ok. Non vedo il motivo per cui tu mi abbia avvertito di una cosa tanto futile, ma... Ancora. Ah, sì, Drabs. Non andare nell'erba alta. I Pokémon selvatici potrebbero attaccarti. Se avessi un Pokémon non sarebbe un problema, ma visto che non è così... Beh, fai attenzione, tesoro. Fai attenzione, tesoro. A che cosa? A un Bidoof o uno Starly? Livello 2? Are you serious, mom? Ok, eccoci qui nella nostra città natale, ovvero Due Foglie. Fresca e libera. Basta. Questo è tutto quello che... La regione di Sinnoh ha avuto da dire su questo paesino. Fresca e libera. Ok, la differenza che notiamo da Diamante e Perla è che c'è la neve. O almeno c'è stata la neve, perché diciamo che è in fase di scioglimento. Poi guardate che figata, lasciamo le orme. E questo sta a significare che c'è stato un congelamento della regione. C'è stato un abbassamento delle temperature. Cosa che abbiamo visto anche in Pokémon Nero e Bianco. Successivamente in Nero 2 e Bianco 2, con la regione di Unima che si è un po' raffreddata. Dunque, allora, da questa parte non possiamo andare perché il tipo Super Saiyan lì ci fermerà, quindi non è possibile andare per adesso. Dobbiamo dirigerci qui, a casa di Barry. Pum, aia, mi ha fatto un po' male. Che succede? Oh, ciao Drabs, ehi, sto andando dal professor Rowan, vieni anche tu, e dai, sbrigati. Oh, cosa? Oh no, ho dimenticato qualcosa. Oh mio Dio, questo ragazzo è pazzo. Lo so, non mi dica nulla, signora. So cosa vuol dire avere in casa un elemento del genere. Wow, che bel pavimento, porca miseria. Perché la mia camera fa così schifo in confronto alla tua? È meglio che prendere la mia borsa e la mia agenda. Ehi, Drabs, ti aspetto giù in strada. Se arrivi tardi ti faccio una multa di 10 milioni. Ma com'è? Aumenti le tue tariffe ogni 5 secondi o che cosa? Comunque, cioè, guardate il pavimento. Cioè, potevamo farla così la nostra stanza, eh? No, invece no. Bene. Comunque, casualità, si vede che Platino, Diamante e Perla, comunque la quarta generazione è uscita in periodo 2006-2007, eh? Ci sono le Nintendo Wii in camera. Periodo in cui sono state lanciate, più o meno. Il Wii è stato lanciato nel 2006, quindi... E siamo sul percorso 201. Devi essere più veloce! Bene, andiamo al laboratorio del professor Rowan. Cosa? Dici che non bisogna andare nell'erba? Non preoccuparti, non ci sono problemi. Non importa se non abbiamo Pokémon con noi. Fidati di me, ho un'idea. Ascoltami, sai che i Pokémon selvatici saltano fuori quando vai nell'erba alta? Qui dobbiamo spostarci in un'altra zona di erba alta prima che appaia un Pokémon selvatico. Se ci spostiamo rapidamente possiamo arrivare a sabbia fine senza imbatterci in Pokémon selvatici. Ok, stammi vicino. È il piano più ridicolo che io abbia mai sentito. Ok, ci siamo. Pronti, partenza? Fermi! Chi è? Oh mio Dio. Il Gabibbo. Ah no, ok, la voce era simile. Mi sembra che non abbiate alcun Pokémon, giusto? Allora perché volevate entrare nell'erba alta? E tutti quanti che imitano Red facendo i tre puntini. Basta imitare Red, dite una parola. Ehi, Drabs. Ah no, aspetta. Ho sbagliato, stavo dando la voce del professor Rowan. Ehi, Drabs, questo signore è il professor Rowan, vero? Cosa ci fa qui? Volevano entrare nell'erba alta per prendere dei Pokémon. Che fare? Il loro mondo cambierebbe di certo se incontrassero dei Pokémon. Ho il diritto di cambiare così le loro giovani vite? Voi due, amate veramente i Pokémon, giusto? No, ok, no, dai, sì. Anche io amo i Pokémon! Mamma mia, come ti accolli! Ve lo chiedo ancora. Voi due, amate davvero i Pokémon, giusto? Cosa? Ce lo può chiedere anche 100 volte! La risposta sarà sempre la stessa! Risponderemo 100 volte che amiamo i Pokémon! Non è vero, Drabs? Sì. Due ragazzini irresponsabili che cercano di entrare nell'erba alta senza avere dei Pokémon? Quando ci penso mi vengono i brividi! Beh, allora non pensi a me, ma dia un Pokémon a questo aspirante allenatore! Oh, Barry, come sei simpatico! Un momento, Barry, mi stai corteggiando?
Dopo tutto l'idea di entrare nell'Erba Alta era mia. Professore, apprezzo la sua... no, aspetta, aspetta, questo è il professore. Apprezzo la tua onestà. Molto bene, vi affiderò dei Pokémon. Scusatemi se vi ho fatto tutte quelle domande. Ad ogni modo, dovreste permettermi di... No, dovrete promettermi che non cercherete mai più di mettervi nei guai. Bene, allora. Cosa stavo dicendo? Ecco che arriva Lucinda, la nostra terza amica di avventura. Professor Rowan, ha lasciato la sua valigetta al lago. Ha lasciato la sua valigetta al lago. Ah, ecco, mi sembrava. Se diceva oh, beh, sarebbe stato un po' da stupidi, no? Tipo, tu arrivi tranquilla. Ehi, ho lasciato la tua valigetta al lago. Perché? Oh, c'è qualcosa che non va qui? Ah, ecco qui, grazie Lucinda. Stavo per dare dei Pokémon a questi giovani allenatori, questi due allenatori. Senza giovani. Come? Quei Pokémon sono difficili da trovare, è sicuro di volerli regalare? Viviamo in mezzo ai Pokémon. A volte arriva il momento in cui le persone devono incontrare i Pokémon. C'è un mondo che va esplorato insieme. Per loro oggi è quel momento e il luogo è proprio questo qui. Forza, apri la valigetta, scegli un Pokémon. Davvero? Professor Rowan, non ci posso credere, sono così contento che mi viene quasi da piangere. Ehi, Dlarz, scegli prima tu. Ehi, ormai sono grande, devo dimostrare un po' di classe. Sì, classe. Oh mio Dio. Allora, eccoci qui. La scelta fatidica. Guarda, queste sono delle Pokéball, in ciascuna c'è un Pokémon. Ora scegli, quale Pokémon vuoi? Allora, abbiamo a disposizione il Pokémon Fogliolina Turtwig, il Pokémon Chimpanzé Chimchar, il Pokémon Pinguino Piplup. Allora, le solite scelte. Allora, Chimchar no perché non mi piace. Subito, subito. Piplup no perché l'ho sempre preso. E Turtwig sì perché Turtwig sì. Allora io scelgo te. Prendo questo esemplare di Chimchar. Ah, sei il solito mainstream. Molto bene, sembra che abbiate entrambi scelto un buon Pokémon. Adesso ascoltate bene, i Pokémon che vi ho affidato non conoscono il mondo. Da questo punto di vista sono molto simili a voi. Spero che nonostante la vostra esperienza, inesperienza, ve la caverete bene. Se doveste avere dei problemi, venite al mio laboratorio a Sabbiafine. Adesso dobbiamo andare. Bene. Ok, grazie. Professore, per favore, aspetti. Mi spiace, fatemi passare. Ehi, c'è... C'è già lo spazio. E poi, dopo che ce l'hai detto, noi non ci siamo spostati per niente. E tu sei... Vabbè, lasciamo stare. Le donne, chi le capisce? Purtroppo sono state messe sulla terra senza il manuale delle istruzioni. Cosa ne dici? Il professor Rowan è molto gentile. In TV sembra così severo. Cosa stai facendo? Dlarz, adesso abbiamo bisogno dei Pokémon. Rimane una sola cosa da fare, vero? Che cosa vuoi fare? Tutto pronto? Non ho capito. Cosa... Cosa... Ho sempre voluto dirlo. Oh mio Dio, cosa stai facendo? Il momento è finalmente arrivato. Ho paura. Dlarz, ti sfido a una lotta. Ah, ecco. Potevi dirlo subito. Bene, prima lotta ufficiale del gioco contro Barry, che non riesce a stare fermo un secondo. Allora, la prima lotta io l'ho sempre trovata abbastanza complicata, perché sì, bisogna giocarsela bene. Allora, noi abbiamo azione e ritirata, quindi facciamo una ritirata. Lui ci usa Fulmisguardo, giustamente. Cerchiamo di annullarla con la ritirata. Adesso andiamo con azione, noi ovviamente siamo più lenti. La prima lotta io alcune volte l'ho anche persa, tanto per dirvelo. Adesso spero di non perderla perché comunque vorrei... avere il bonus dell'esperienza iniziale, della lotta iniziale, perché comunque è un Pokémon a livello 5 e se battiamo Barry saliamo già a livello 6, quindi non è tanto male la cosa. Ok, dovremmo farcela. Ora ci usa Graffio. Ah, tencalo! Ok, perfetto. Perfetto. Otteniamo subito i 69, sono 69 all'inizio? Sì. 69 punti esperienza bonus iniziali che ci fanno salire subito a livello 6. Wow, andiamo a casa. Mi sento a pezzi dopo questa lotta, anche il mio Pokémon deve riposare. E ci vediamo, Dlarz. Tu ti senti a pezzi? Ok.
Questa è una cosa che devo ancora capire, ma ok, ciao mamma. Mamma, ho una domanda seria da farti. Adesso che ho un Pokémon, posso chiedertelo. Di che marca compri il colorante per i capelli? No, ok, seriamente. Che succede, tesoro? Wow, che avventura! Tu e Barry siete stati fortunati a incontrare il professor Rowan. Se non l'aveste incontrato, non voglio pensare a cosa i Pokémon selvatici vi avrebbero potuto fare. Dlarz, vai dal professor Rowan e ringrazialo per il tuo Pokémon. Il suo laboratorio è a sabbia fine, vero? Adesso che hai un Pokémon, l'erba alta non sarà più così pericolosa. Bene. Ah sì, mettiti queste, Dlarz. E riceviamo le scarpe da corsa. Sì, ok, adesso lo so come funzionano le scarpe da corsa, mamma, andiamo. Bene, scarpe da corsa sì e no. Barry? Devi essere più veloce, Dlarz, sono stufo di aspettare. Vado dal professor Rowan, così posso ringraziarlo come si deve. Mi è venuta un'idea, ascoltami, ok? Hai presente il lago dove andiamo sempre a giocare? Sai che ci sono. Sai che dicono che un Pokémon leggendario abiti lì? Hai indovinato, catturiamo quel Pokémon. Il professor Rowan ne sarebbe felice, lo so per certo. Se ci andiamo insieme non dobbiamo avere paura di niente. Ok, andiamo. Ah, anche tu le scarpe da corsa? Bene. Però da notare che noi corriamo, allarghiamo le gambe quando corriamo, e lui invece proprio fa tipo la marcetta, no? Guardate, c'è cioè proprio. Lui marcia, marcia proprio, guarda. Ok, comunque. Porca miseria, non. Ok. Lago Verità, sempre dritto. Secondo le leggende, questo lago ospita il Pokémon detto l'essere delle emozioni. È questo Pokémon che fa provare alle persone la gioia e lo sconforto. Maledetto Pokémon. Benissimo, siamo quasi arrivati al lago. Dobbiamo prepararci se vogliamo catturare quel Pokémon leggendario. Fidati di me, è qui. Lo dice anche il cartello. Sei intelligentissimo. Ok. Che succede? Il tempo che scorre, lo spazio in espansione. Un giorno li controllerò completamente. Cyrus è il mio nome. La velocità del mio. No, ok. Qui ho fatto una piccola citazione a Sonic, non so se la conoscete. Sonic is my name, speed is my game, gotta go fast. Non so se la conoscete. Se siete appassionati di videogiochi retro come me, magari sì. Comunque, Cyrus è il mio nome, non scordarlo. Che poi Sonic, lui ha i capelli blu a punta. Oh, mio Dio, me ne sono accorto adesso di questa. Ok. Basta, io riesco a fare degli incastri magici. E passa il treno, perché fino ad ora non era ancora passato e mi sembrava strano. Fino ad allora, dormi finché puoi, leggendario Pokémon del lago. Spostatevi, fatemi passare. Calma, eh. Ma che stava dicendo? Strano tipo. Ok, Dlarz, catturiamo quel Pokémon leggendario. Il verso di Vesprit! Hai sentito, Dlarz? Era il grido del Pokémon leggendario, non ci sono dubbi! Bene, è la nostra occasione, catturiamolo! Aspetta, cosa. Non abbiamo niente con noi! Parlo delle Pokéball! P-O-K accento e ball! Aspetta, hai sbagliato! È. P-O-K-E accento ball. Scusami, eh. Vabbè, lasciamo perdere. Senza di esse non possiamo catturare i Pokémon e portarceli dietro. Crede che il professor Rowan ce ne darebbe qualcuna se glielo chiedessimo? Beh, ricordi quello che hai detto, no? In caso avessimo bisogno di qualcosa, avremmo potuto fare un salto al suo laboratorio. Bene, Dlarz, ti sfido. No, di nuovo no. Chi raggiunge prima il laboratorio del professore a sabbia fine vince. Ah, ok, questo mi va bene. Comunque. Direi che ci siamo? O possiamo fare ancora qualche cosa? No, io direi che possiamo fermarci tranquillamente qui. Nella prossima parte cosa facciamo? Ci dirigiamo a Sabbia Fine, questa è stata una bella parte iniziale. Fatemi sapere nei commenti se vi aspettavate questo let's play, penso che molti di voi se lo aspettavano. E se vi interessa, se lo seguirete con interesse, perché sappiate che dopo EarthGold, anzi no, alla pari di EarthGold, questo qui. È stato il gioco che ha dato inizio a tutti perché a tutto perché EarthGold è stato il mio primo gioco giocato, questo è il mio primo gioco comprato e quindi la seconda e la quarta generazione le tengo strette nel cuore. Quindi ci vediamo alla prossima parte e bye bye!